Eccoci qua, ben ritrovati per affrontare la lezione numero 5 del nostro corso sugli script Bash. E vi preannuncio che questa è una delle lezioni più toste, più pesanti, perché affronteremo un argomento interessante, sì, ma vedremo anche parecchi comandi nuovi che finora non abbiamo visto, che ho usato proprio per dimostrare quanto vado a spiegare in questa lezione. Quindi inevitabilmente ho dovuto usare dei comandi in più di quelli che abbiamo visto finora, che non sono tantissimi, comunque ne aggiungiamo un qualcuno. Quindi lezione piuttosto tosta. Assieme alla prossima, vi preannuncio già che secondo me questa, la quinta e la sesta, sono un po' le lezioni più pesanti. Ecco, diciamo che superate queste, secondo me abbiamo veramente rotto il ghiaccio come si deve e siamo partiti come si deve a iniziare a prendere confidenza con l'ambiente della shell bash. Comunque, niente paura, cerchiamo di affrontare con ordine anche questa lezione che ha come titolo Reindirizzamento e scrittura dell'output. Ecco qua. Allora, l'uso di comandi speciali per inviare l'output di un comando ad un file o per impostare l'output di un comando come input di un altro è una modalità molto pratica e potente del bash. Molto spesso si usano queste modalità di lavoro nella bash perché veramente sono potenti e pratiche. Cominciamo col chiarire un attimo, per non fare già subito all'inizio troppa confusione di cos'è questo input, cos'è questo output. Dunque, l'output è in gergo, in inglese, il risultato di un comando. L'uscita, cosa fa uscire un comando quando lo eseguiamo? Quindi l'esito di un comando come risultato si dice che è il suo output. All'inverso, l'input è ciò che un comando si aspetta per poter essere eseguito, per poter fare il suo lavoro. Quindi, output, uscita, input, entrata. Ecco, quindi sono i due sensi di marcia dei nostri dati, delle informazioni attraverso i comandi della shell bash per poter eseguire delle operazioni che abbiamo bisogno. Vediamo subito, giusto per chiarire quello che ho appena detto esclusivamente a parole, vediamo subito il primo di questi comandi speciali. Vedete che il simbolo è il maggiore praticamente, è proprio il simbolo sulla vostra tastiera, maggiore. E cosa fa questo maggiore? Che è un triangolino che va, diciamo così, dà un po' l'idea della direzione da sinistra verso destra, permette di scrivere l'output di un comando, quindi ciò che questo comando ci ritorna, l'uscita del lavoro di questo comando, verso un nuovo file di testo. Quindi, grazie a questo simbolo speciale o comando speciale, possiamo reindirizzare, quindi non semplicemente vedere a video l'output di un comando, ma scrivere questo output invece che a video in un file di testo. E come lo facciamo? Vediamo qui un esempio. Ecco che qui incominciamo a incontrare già un primo nuovo comando per poter dare la dimostrazione di questo reindirizzamento dell'output. Ho voluto usare un comando nuovo che si chiama ls. Ls praticamente è il comando che fa l'elenco, il list, fa una lista dei file contenuti in una determinata cartella. Quindi se io mi posiziono qui sul mio terminale, digito ls e faccio enter, vedete che essendo posizionato nella cartella corso bash, mi mostra tutti i file che sono contenuti in questa cartella corso bash. Vedete? Tutto quanto. Ecco, questo è solo la premessa, naturalmente, per mostrarvi cosa fa questo comando. Ecco, avete visto che, ovviamente, usando il comando semplicemente così a terminale, lui mi visualizza a video il suo output. Ecco, da qui in avanti,
Tutto questo è l'output del comando ls. Questo output però a noi serve per i nostri motivi, non averlo qui visualizzato a terminale che poi è, diciamo così, perso, ma lo vogliamo archiviare in un file per scopi futuri o semplicemente per avere l'elenco dei file di una cartella salvati in un file per poterlo magari inviare a qualcuno, per poterlo ulteriormente rielaborare. Ecco che diventa comodo usare questo comando, il maggiore. Quindi se noi usiamo quel comando, come ho messo qui nel nostro solito spezzone di codice per la lezione numero 5, vedete che la prima dimostrazione è proprio questo comando, e noi andiamo ad eseguire questo script, quindi la parte 5, andiamo ad eseguirlo, lo facciamo partire, eh? Ok, ecco, vedete che seguendo sempre dall'alto verso il basso, c'è il solito comando clear che ci ha pulito la visualizzazione nel terminale, poi è stato eseguito quanto ho appena detto, quanto ho appena spiegato, ls, reindirizzando il suo output verso il file di testo out.txt che non avendo specificato un percorso di cartelle verrà scritto nella cartella corrente di dove stiamo eseguendo questo script, e quindi adesso andiamo a vedere che in effetti quel file qui è stato creato. Quindi prendiamoci la nostra bella cartella, vediamo un po', ecco qui il file out.txt che è stato creato, vedete il 17 gennaio 2028 più o meno adesso, vedete che è appena stato scritto, e possiamo anche aprirlo e vedete che nel file sono contenuti esattamente tutti l'elenco dei file della cartella corrente, proprio come abbiamo fatto un attimo fa a terminale, adesso è stato fatto ma reindirizzando l'output verso un file di testo. Vedete, molto pratico, molto veloce. Ok, per confermare che l'operazione è stata fatta ho messo un comando echo che ormai conosciamo con una stringa di testo, un messaggio che ci dice ok, guarda che ti ho scritto l'output del comando ls nel file out.txt e abbiamo visto che è successo. Poi, sempre seguendo il nostro script, qui vedete un comando read che affronteremo più in là, più in dettaglio in una lezione successiva. Per adesso, per oggi, per questa lezione, vi basti sapere che questo comando ci permette di introdurre una pausa nello script. Vedete che in realtà lo script è ancora in esecuzione, eh? Lo script parte 05 lo stiamo tuttora eseguendo, però si è fermato a questo comando e è lì una pausa. Fin quando non premiamo di nuovo Enter per andare avanti, il nostro script resterà lì in pausa ad aspettare un nostro intervento. Quindi il primo passo, la prima dimostrazione l'abbiamo vista. Poi il comando doppio maggiore, quindi maggiore maggiore, lo vedete qui, permette di continuare a scrivere l'output di altri comandi accumulando però, attenzione, in un file di testo già esistente, accumulando l'output. Quindi il primo comando, quello che abbiamo appena fatto, scrive da zero un file, se lo trova già lo cancella e rinizia a scriverlo da zero, se non lo trova lo crea il nostro file out.txt. Se noi vogliamo andare avanti a riempire questo file senza perdere quanto abbiamo già scritto, dobbiamo usare il doppio maggiore. Allora, qui segue nel nostro script, andiamo avanti, rifaccio lo stesso comando ls maggiore maggiore out.txt, quindi facciamo l'elenco dei file della cartella corrente e lo aggiungiamo al file che abbiamo appena iniziato a scrivere prima, e quindi diventerà un doppio contenuto uguale, in questo caso banale però. Quindi faccio Enter per andare avanti di un passo nel nostro script, Enter, ecco qua, ho aggiunto di nuovo e si è fermato al prossimo read, quindi prossima pausa, in questo momento siamo qui. Però stavolta abbiamo eseguito ls
doppio maggiore. Se noi andiamo a rivedere il nostro file un'altra volta, eccolo qua, vediamo che c'è l'elenco di tutti i file fino al W che è l'ultimo, vedete wizard05 è l'ultimo file della cartella e poi ricomincia. Perché ricomincia? Perché gli abbiamo detto col doppio maggiore di continuare a scrivere in questo file, quindi di accumulare contenuto e lui l'ha riscritto un'altra volta. Perfetto. Ancora una volta sottolineo, come già nelle lezioni precedenti, che qui non c'è nessun motivo particolare per cui tecnico particolare per cui stiamo usando questi simboli che possono sembrare anche strani. Chi ha creato il motore Bash a suo tempo ha deciso di usare questa simbologia per come si dice, per legarlo a queste determinate funzionalità. Ecco, quindi in un certo senso il maggiore danno un po' l'idea di un spostamento appunto da sinistra verso destra, danno un po' l'idea quindi di deviare un output verso da sinistra verso una destra ipotetica, così dà un po' l'idea, ecco, una simbologia in questo senso. Naturalmente, piccola parentesi, i linguaggi di programmazione più evoluti, più moderni, veri, tra virgolette, perché all'inizio ho detto che questa Bash può essere paragonata a un linguaggio di programmazione, però è un po'... non è che proprio può essere considerato veramente a tutti gli effetti un linguaggio come fosse il C, Java, Python, eccetera. Ecco, insomma, è un po' così, un fratello minore, ecco, anche perché è limitato in certe operazioni rispetto ai veri linguaggi di programmazione più completi, però appunto ha anche la sua età, naturalmente. Tutti questi simboli un po' strani che adesso dobbiamo vedere, imparare qui, sono probabilmente dovuti anche un po' alla sua età del motore Bash, perché essendo Linux nato con interfaccia caratteri, una volta era tutto fatto a terminale, bisognava anche scrivere il meno possibile, quindi invece di scrivere magari un bel comando lungo che spiega che voglio deviare l'output di qua e di là, era molto più rapido scrivere semplicemente un maggiore che simboleggiasse questa operazione, eccetera. Quindi può sembrare un po' strana come sintassi, anche un po' criptica, però penso che anche da parte vostra, grazie al mio testo qui di riferimento e agli esempi, potete sicuramente acquisire man mano, specialmente se poi vi interesserà usare il Bash, magari anche spesso, poi vi viene automatico di usare certi comandi. Ecco, solo per dirvi che può sembrare un po' strana come sintassi, però è efficace, con pochi simboli si fanno delle operazioni per tutt'altro che banali come questa di scrivere l'output in un file, ecco. E quindi abbiamo visto le prime due forme di questi comandi, di reindirizzamento e scrittura dell'output. Poi possiamo andare avanti, ecco che magari giusto per, mettiamo un bel vistino così riconosco fin dove sono arrivato. Ecco il comando pipe, che c'è anche nel mondo DOS, quindi magari chi ha già usato gli script nel mondo Windows DOS si ricorderà sicuramente che c'è anche lì questo pipe che ha praticamente la stessa funzionalità. Quindi questo righettina verticale, che nella vostra tastiera, non so dove può essere nella vostra, nella mia è accanto al 7 nella tastiera, oppure accanto all'1, magari da voi da un'altra parte, però cercate la righettina verticale quando riuscite a scriverla. Ecco, si chiama pipe, che in inglese è praticamente tubo, così tradotto letteralmente, pipe, perché? Perché permette di prendere l'output di un comando e di farlo proseguire, quindi trasformandolo nel ruolo di input per un ulteriore successivo comando. Ecco perché viene chiamato pipe, diciamo, un po' come se noi inserissimo l'output di un comando in una tubatura, così metaforicamente, e questa tubatura trasporta questo output verso un altro comando e quindi in quel momento diventa l'input di quell'altro comando. Ecco, forse è così, non so se sono stato abbastanza chiaro così a parole, poi adesso lo vediamo con un esempio. Comunque ecco il pipe, e c'è anche una forma
sintattica equivalente al pipe, che fa la stessa cosa, che è questa, quindi un minore, parentesi rotonda aperta, il comando, chiusa la parentesi, e qui a sinistra ci sarà il comando che si aspetta come input, l'output di questo comando che è all'interno delle parentesi. Quindi usando il pipe, che vediamo fra un attimo come si fa, o usando questo si ottiene lo stesso risultato. Quindi quello che abbiamo visto prima è il reindirizzamento dell'output verso la scrittura su un file, sul nostro disco del PC. Qui invece indirizziamo l'output di un comando verso un altro comando che fungerà da input. Allora, esempio numero 1, usiamo sempre l'LS, che ormai lo conosciamo, l'elenco dei file di una cartella, con una sua opzione L, ma fa niente, questo è un dettaglio, comunque il comando è sempre LS, e iniziamo e incontriamo qui un nuovo comando che è cat. Cat praticamente permette di visualizzare a video il contenuto di qualcosa, che può essere di un file, così come in questo esempio l'output di un comando. Quindi praticamente visualizza video l'output di questo comando. Vediamolo qui, ecco che siamo arrivati qui nel nostro script. Quindi noi facciamo l'elenco dei file contenuti nella cartella, che ormai lo sappiamo, e grazie a questo pipe tubo, questa tubatura, questo output del comando ls fungerà da input, quindi da materiale di partenza per il comando cat, che mostrerà appunto il risultato di questo comando a video. Adesso facciamo un ulteriore passettino, enter per andare avanti nel nostro script. Ecco qua, ls-l è praticamente lo stesso comando ls ma con più dettagli. Vedete che ci mostra, andiamo all'inizio, ecco qua, ci mostra praticamente tutti i dettagli dei file contenuti nella cartella corrente, chi è il proprietario dei file, la grandezza, la data, eccetera. Quindi ls-l è un comando con più dettagli rispetto al semplice ls, ma appunto questo è un dettaglio nel nostro contesto. Vedete che ha elencato tutto quanto, ma è il comando cat che ci ha elencato questo, perché abbiamo detto ls invia il tuo output verso cat. Il comando cat ha fatto il suo lavoro mostrandoci il risultato del comando ls. Abbiamo detto che c'è anche la forma equivalente col minore parentesi rotonda comando chiusa parentesi rotonda, e qui al prossimo enter vedete che ho fatto seguire la stessa cosa. Laddove con il pipe diciamo che scriviamo la sequenza dei comandi da sinistra verso destra, quindi eseguo questo comando, il pipe indirizza l'output all'input di questo e avanti così, con questa forma sintattica è un po' il contrario. Quindi io scrivo tra parentesi cosa voglio eseguire per primo, e poi con questo minore, se vogliamo, lo indirizzo verso il comando che è scritto a sinistra. Vedete, è un po' rovesciata la sintassi, però è equivalente. Faccio un altro enter qui per andare avanti e vedete che ho ottenuto praticamente la stessa cosa. Vedete, c'è questa serie di asterischi, praticamente questo eco, tanto per separare il risultato da un altro. Ho fatto enter e qui sotto è apparso esattamente lo stesso risultato grazie a questo comando, che è esattamente equivalente di questo ma scritto differentemente. Adesso siamo fermi qua praticamente. Ecco, non siamo limitati ad un solo reindirizzamento, come vediamo fra un attimo con questi altri due esempi. In realtà possiamo accumulare gli reindirizzamenti degli output verso gli input di altri comandi. Vediamo qui per esempio questo altro esempio dove eseguo il comando ls sempre in una certa forma, lo mando verso sinistra, dove eseguo un altro comando ls che a sua volta va verso sinistra, verso il comando finale che è cat, che ci farà vedere il risultato finale, che è poi l'accumulo di questi due comandi,
Quindi vedete che non sono limitato una volta solo, ma posso anche accumulare comandi che poi alla fine vanno a finire in un comando finale. Quindi se faccio di nuovo Enter e andiamo avanti, ecco qua, vediamo dove sono gli asterischi, ecco qua gli asterischi che separano, vedete che qui ho un comando ls e poi qui ricomincia con di nuovo un elenco nell'altra forma del comando ls, quindi doppio in una volta sola, doppio, scusate, comando ls che va a finire nel comando cat che ci visualizza video il risultato finale accumulato dei due. Così come anche i pipe, cioè quindi anche sempre metaforicamente la tubatura per proseguire su più spezzoni. In questo caso cosa faccio? Eseguo, ricordatevi che con la forma pipe si legge da sinistra verso destra, mentre con l'altra forma è praticamente il contrario, da destra verso sinistra. Comunque, per primo, in questo esempio, faccio il comando cat per farmi visualizzare il contenuto del file out.txt, che è quello che abbiamo scritto all'inizio con gli esempi iniziali, però non lo voglio vedere subito a video, ma bensì lo devio con un pipe verso il comando sort, ecco un altro comando nuovo, sort, come forse si può intuire anche se è inglese, sorteggia, quindi ordina il contenuto, l'output di questo comando. Quindi noi abbiamo questo file, che lo riapro per maggiore chiarezza, o quello che spero sia maggiore chiarezza, quindi questo comando che abbiamo scritto, questo file che abbiamo scritto all'inizio della lezione, contiene due volte l'elenco dei file contenuti nella cartella corrente. Allora, il comando cat quindi visualizzerà, si creerà un output che corrisponde al contenuto di quel file, che vedete che non è in ordine alfabetico, perché è scritto due volte e quindi non è in ordine alfabetico. Allora, noi indirizziamo questo output, prima di farlo vedere, verso il comando sort, che sorteggia, quindi che riordina alfabeticamente un file di testo, con l'opzione meno R, che vuol dire al rovescio. Quindi io voglio ordinare al rovescio, quindi dalla lettera Z, diciamo, verso la lettera A, e non contento, proprio come dimostrazione del doppio pipe, andiamo avanti con la tubatura e aggiungo l'opzione, il comando unique. Unique vuol dire se ci sono righe in questo file uguali, tienine una sola. Unique vuol dire scarta i doppioni, e guarda caso noi abbiamo esattamente lo stesso contenuto due volte doppiato in questo file. Quindi questo, io mi aspetto che questo unique mi tenga un esemplare solo per ogni riga. Ecco, allora proviamo, facciamo enter e vediamo cosa succede. Voilà, cos'è successo? Vediamo i soliti asterischi che ci separano l'esempio, che sono poi questi, poi è stato eseguito il comando, vediamo, e adesso siamo fermi di nuovo qui, a questo read qua. Ecco, vedete che l'elenco dei file è ordinato come ci aspettiamo al rovescio, quindi sort meno R ha avuto il suo effetto perché li ha ordinati dalla lettera più alta verso la più bassa. E in più vedete che c'è un esemplare solo per ogni riga contenuta nel file out.txt. C'è un esemplare solo perché gli abbiamo detto di scartare i doppi con questo comando unique. Ecco. Quindi avete visto che il doppio pipe funziona. Ecco. Spero che non risulti troppo complesso quanto vi sto mostrando, perché in realtà il mio scopo è mostrarvi il funzionamento di questi simboli speciali, di questi comandi speciali, pipe. E però mi rendo conto che per poter fare degli esempi con un certo senso ho dovuto già introdurre così di botto diversi comandi come cat, sort, unique. Ho cercato di spiegarvi brevemente cosa fanno, non andiamo in dettaglio, che sono anche comandi potenti con tante opzioni, però a noi basta che facciano il minimo indispensabile per dimostrare l'uso di questo reindirizzamento dell'output. Ecco.
Semmai potete sempre interessarvi voi stessi delle varie opzioni che hanno questi comandi, andando a cercare a leggere il loro manuale. E come si fa a leggere il manuale di un comando? Allora, qui apro una piccola parentesi prima di terminare la nostra, andare avanti e terminare la nostra lezione, già che entro nel merito. Quindi, prima cosa, quando uno script è in esecuzione, come faccio a interromperlo? Perché qui è ancora in esecuzione, naturalmente, siamo fermi qua. Ora io voglio uscire dallo script e fare qualcos'altro, voglio interromperlo, o ha un errore, o non si ferma perché ho sbagliato qualcosa, voglio fermarlo. E allora c'è la combinazione tasti Ctrl-C, Ctrl e C, ci ferma lo script. Adesso siamo usciti, l'abbiamo interrotto. Questa è la prima cosa che volevo dirvi. Quindi abbiamo imparato anche questo, non solo a far partire lo script nella lezione precedente, ma anche a fermarlo ora. Quindi in qualsiasi momento lo script, schiacciando la combinazione tasti Ctrl-C, lo fermate. Adesso vogliamo vedere, per esempio, il manuale del comando, che so io, cut. Ecco. Il comando per leggere a terminale i manuali è, guarda caso, man, M-A-N. Vedete qui, magari faccio un bel clear così puliamo un po' la situazione. Allora faccio man spazio cut, per esempio. Man spazio cut, enter e entriamo in una funzionalità particolare che vedete intestata come cut, vi dà il nome del comando, vi dice cos'è lo scopo del comando, vi dice com'è la sintassi del comando, vi descrive le varie opzioni disponibili, vedete quante ne ha solo il comando cut. Ogni tanto ci sono anche degli esempi di utilizzo, vedete, esempi. La maggior parte di queste descrizioni, tra virgolette, purtroppo sono ancora in inglese, alcune ogni tanto sono già in italiano, però ho già avuto modo di dire innumerevoli volte che la lingua franca nel nostro mondo è l'inglese, bisognerà adattarsi o col Google Translator o sapendolo l'inglese, insomma, ecco. Però vedete che scorrendo con la rotellina del mouse o con le frecce su e giù o con la paginazione su e giù della tastiera, posso scorrere il manuale. E finché c'è questa riga bianca in fondo, manual page, eccetera, eccetera, sono dentro la funzionalità del manuale. Come faccio ad uscire? C'è scritto qui in basso Q, premere il tasto Q per uscire. Faccio Q e ritorno dove ero prima. Questo è il modo per restare in ambito terminale e avere i dettagli dei comandi. Quindi, se siete incuriositi o un po' confusi da tutti i comandi che vi siete trovati davanti in questa lezione, che ad ogni enter praticamente vi ho mostrato un comando nuovo, potete andare a curiosare nei dettagli con il comando man spazio e il nome del comando che vi interessa. Facciamolo ancora col sort, per esempio, man sort, e vedete che esce il sort con tutte le varie opzioni, fra le quali quella che ho usato io, R, giusto per, vedete, reverse R, che vuol dire rovescia il risultato in ordine alfabetico contrario. Quindi si scorre o con la rotella del mouse su e giù, con la tastiera, Q e si esce. Ecco. Quindi due cose, interrompere uno script che è in esecuzione, Ctrl-C, dettagli dei comandi, man spazio il comando. Durante la prima lezione di questo corso vi ho detto che vi ho mostrato che vi ho messo nella descrizione, nel commento del video della prima lezione, anche una serie di indirizzi internet con vari siti interessanti come documentazione per i comandi. Ecco, lì ci sono anche siti corrispondenti su web, quindi nel vostro browser al comando man, potete cercare i comandi anche lì. Insomma, andate a vedervi il commento della prima lezione per trovare questi vari link che, se avete seguito passo passo questo corso finora, li avrete già anche visti in precedenza. Ecco. Adesso, per finire questa lezione,
che vi avevo pur detto che era tosta, in effetti si sta rivelando piuttosto pesantuccia. Dobbiamo far ripartire il nostro script che abbiamo interrotto con Ctrl-C, quindi torniamo e arriviamo di nuovo fino a lì, fino al nostro comando cat out sort uni, che eravamo arrivati qui a questo read, a questa pausa, quindi torniamo dentro rapidamente per riposizionarci dopo questa pausa dovuta. Quindi faccio un po' di enter finché arrivo lì. Vediamo un po'. Ancora un paio di enter, ecco questo è appunto l'elenco in ordine inverso, quindi siamo di nuovo posizionati con il nostro script in esecuzione a questo punto. Le ultime cose da vedere, ce ne sono ancora un paio, sì, ecco il carattere speciale apice rovesciato, detto in inglese back quote, che è proprio l'apice rovesciato, adesso credo che per vederlo meglio, magari è meglio che faccio uno zoom sullo schermo, vedete proprio quello inclinato verso sinistra, l'apice rovesciato che cercate sulla vostra tastiera dove il diavolo sarà, permette di usare l'output di un comando, quindi l'uscita, il risultato di un comando, come parametro, argomento di un altro comando. Ecco, per esempio, ulteriore nuovo comando, qui vi voglio mostrare un eco, un comando eco che vi farà vedere il nome della mia user in questo momento connessa al mio sistema Ubuntu e c'è un comando, parola inglese, who am I, che è questo qui, che dice appunto chi sono io. Ecco, se noi eseguiamo questo comando per conto suo, magari invece di interrompere lo script apro una nuova scheda da terminale. Avete visto che quindi un terminale potete aprire quante schede volete nel terminale. Se qui state facendo qualcosa e non volete interromperla, potete aprire un'altra scheda. Andate su File, apri scheda e nello stesso terminale vi apre un'altra scheda. Ecco, se io uso quel comando qua, who am I, quindi chi sono io, letteralmente tradotto, who am I, vedete che mi ritorna Nicola, perché la mia user, eccola qua, la mia user connessa. Voilà, quindi cosa faccio banalmente in questa parte di script? Voglio che mi mostri a video il nome dell'utente connesso è Nicola. Ecco, con questi apici rovesciati che vedete qui, ecco qua, vedete apici rovesciati, who am I, lo includo in due apici rovesciati. Incluso in due apici rovesciati e quindi se faccio enter, vedete il nome dell'utente connesso è Nicola. Perché questo? Perché l'apice rovesciato, come ho spiegato, prende l'output, quindi il risultato di questo comando e lo dà in pasto al comando successivo e quindi il comando echo si prende l'output e lo include nel suo risultato. Vedete, questa è un'altra forma di deviare l'output verso un altro comando. Ecco. Poi, ecco, qui c'è un altro esempio, ho fatto un altro esempio qui sotto, il contenuto del file out.txt, che è il solito che abbiamo usato all'inizio di questo script, è il seguente. Quindi, se facciamo enter un'altra volta, vedete che dov'è che inizia? Dov'è che inizia? Eccolo qua. Allora, questo eco, ecco il contenuto del file out.txt, ecco il contenuto del file out.txt. E poi sotto cosa c'è? Fra apici rovesciati ho incluso il comando cat, quindi il visualizzatore del contenuto del file, cat out.txt fra apici rovesciati. Quindi l'output, il risultato di questo cat non è venuto subito a video, ma è stato incluso in questo comando echo che prima ha scritto la sua frase e poi ha fatto seguire l'output. Vedete? Ecco il contenuto del file out e poi il contenuto del file. Ho fatto anche questo esempio, non perché l'avevo già fatto sopra con gli apici rovesciati, ma perché ho introdotto un'opzione del comando echo, meno e, in particolare, che permette di interpretare
come dico qui nella nota, le sequenze speciali di caratteri, come ad esempio quella probabilmente più usata, se non l'unica che viene usata più spesso, barra rovesciata R barra rovesciata N, che corrisponde a un andare a capo nel terminale. Infatti avrete visto qua all'inizio che c'è la frase ecco il contenuto del file out.txt, due punti, e poi il comando cat è partito sotto, quindi è andato a capo e poi è iniziato a scrivere. È andato a capo perché qui ho introdotto questa sequenza speciale, barra rovesciata R barra rovesciata N, che subito dopo il due punti ha detto al terminale vai a capo, infatti è andato a capo e poi è partito l'output del comando cat. Eccolo qua. Non avessi messo questa sequenza speciale, questa prima parte dell'output del comando cat 01 corso sugli script sarebbe seguito subito qui e poi sarebbe andato avanti. Invece così è andato a capo più elegantemente. Però attenzione, appunto, il comando echo interpreta queste sequenze speciali di caratteri solo mettendoci questa opzione meno e. Ricordatevi, comunque avete sempre il mio esempio e la mia descrizione come modello. Ecco, siamo quasi alla fine. La forma di comando dollaro parentesi comando parentesi è equivalente alla precedente, quindi ancora una volta abbiamo un paio di sintassi che si equivalgono in questo nostro motore shell bash. Quindi l'apice rovesciato con il comando incluso o il dollaro parentesi comando parentesi è la stessa cosa praticamente. Lo vediamo con rifacendo praticamente lo stesso comando. Il primo esempio è quello del nome dell'utente connesso, è mi aspetto che mi dica Nicola, quindi qui andiamo di nuovo a fare enter, vedete il nome dell'utente connesso è Nicola, che è esattamente lo stesso risultato che con l'apice rovesciato qua sopra, però qui ho usato la nuova sintassi alternativa, che è dollaro parentesi il comando chiusa parentesi, però il risultato è identico, quindi questo dollaro e la parentesi forzano il comando UMI ad essere eseguito e a portare il suo output, a includere il suo output nel comando successivo, che in questo caso è echo. Ancora una volta ho voluto duplicare l'esempio con corrispondente un po' a quello sopra, il contenuto di un file script con l'echo, con l'opzione E per andare a capo la riga che ho messo qui, quindi andrà a capo qui, poi fa il comando cat. E qui ho accumulato, ecco, la particolarità di questo esempio è che ho accumulato due reindirizzamenti di output di fila, che col dollaro si può fare, ma non con l'apice rovesciato. Ecco, il vantaggio di questa sintassi alternativa è che si possono inscatolare reindirizzamenti. Cosa succede qui in questo esempio? Che prima viene elencato un file con il comando ls, il file che finisce con 03.sh, quindi viene accumulato quel file lì, elencato quel file lì, lo possiamo anche fare passo passo così si capisce meglio. Se faccio copia e incolla quella parte di comando, facciamo così, vedete che viene elencato un solo file perché è l'unico che finisce con 03.sh della lezione 3. Quindi prima viene eseguito questo comando col dollaro e parentesi. L'output di questo comando, cioè questo nome di file, viene quindi dato in pasto al comando cat, e quindi viene elencato il contenuto di questo file. Cat quindi apre questo file e ci fa vedere cosa contiene, che a sua volta è dentro in una sintassi dollaro parentesi, e quindi a sua volta il cat viene reindirizzato al comando echo, che ci dirà il contenuto di un file di script a capo e l'elenco e il contenuto di questo file. Quindi se torniamo sul nostro script, faccio un ultimo enter ed eccoci qua alla fine dello script. Vedete che il contenuto di un file di script, che è questa frase dell'eco, poi è andato a capo e ha iniziato a mostrarci quanto il lavoro del comando cat, cioè dimostrarci il contenuto di quel file 03.sh. Vedete, questo qui è il contenuto della lezione 3 che abbiamo già visto delle variabili. Voilà, con questo siamo arrivati in fondo anche a questa
bisogna pur dire, pesante e impegnativa lezione numero 5 sul reindirizzamento dell'output. Non per niente è stata pesante, perché è importante, cioè verrà usato molto spesso. Se troverete divertimento e piacere a creare script bash, vedrete che questi reindirizzamenti li avrete senz'altro bisogno, quindi è molto importante capirli bene, e ho cercato di mettervi vari esempi in varie situazioni, malgrado l'introduzione di vari comandi che magari vi hanno confuso un po', perché sono comandi nuovi mai visti, però lo scopo era quello di mostrarvi appunto i vari tipi di reindirizzamenti di output, molto molto importanti e utili e anche potenti, perché un semplice simbolino, avete visto l'effetto che ha. Voilà, vi aspetto, spero che abbiate avuto la pazienza finora di seguirmi fin qui, vi aspetto quindi alla prossima lezione. Per il momento un bel saluto, ciao ciao.